Direttore, come si chiude questo 2016? Ma andiamo a chiudere un anno particolare, un anno in cui ha visto vari contrasti nel settore agricolo, perché da una parte non possiamo non guardare i risultati positivi che abbiamo riportato, la riduzione, l'azzeramento dell'IRAP per le imprese agricole, l'azzeramento dell'IMU sui terreni agricoli, la novità introdotta di recente per togliere l'IRPEF in agricoltura, il decreto sul latte, quindi insomma conquiste importanti che il mondo Coldiretti è riuscito a mettere in campo per il sistema agricolo, ma dall'altro canto purtroppo non possiamo non ricordare la grossissima crisi che c'è nel prezzo dei cereali, una crisi veramente ormai forte, radicata, e una crisi che sta mettendo in difficoltà le nostre imprese. Non possiamo non menzionare i danni degli ungulati, un problema ormai che è ingestibile. E quindi abbiamo un 2016 che chiudiamo in chiaro scuro, ma un 2017 da aprire con grande ottimismo. Nel mezzo c'è stato anche un referendum, quindi insomma politicamente comunque l'agenda del governo ha subito, diciamo, uno stop, no? Che cosa vi aspettate che adesso però arrivi da questo, chiamiamolo, governo ponte? Beh, intanto ci aspetteremmo che faccia quello che ha fatto quello precedente, che già per noi sarebbe un fatto positivo. Beh, in agenda abbiamo delle cose molto importanti che dovremmo riuscire a realizzare. Sicuramente abbiamo questa cosa dell'origine in etichetta per il latte a lunga conservazione e per i prodotti lattiero-caseari, e per l'origine in etichetta che attendiamo invece per il grano, per quanto riguarda pane e pasta, che è una cosa che il governo aveva già pressoché confezionato e che dovremmo definire in alcuni aspetti e che dovrebbe divenire finalmente decreto con il nuovo anno. Riteniamo che il ministro è rimasto lo stesso, ci aspettiamo una grande coerenza rispetto a quelli che erano gli impegni che erano stati assunti.